Ha da parecchi anni che chi transita per la zona industriale di Ragusa ecco, si rende conto veramente dell'abbandono totale. Più di metà della zona industriale la notte è completamente al buio. Ovviamente questo anche con la dice lunga sul fatto ecco, di eventi criminosi che in un certo qual modo quando vedono ecco, un'area che è al buio ovviamente diventa molto più appetibile, per non parlare della manutenzione delle strade, di tanti problemi di sicurezza che ci sono. Il furto dell'altra notte ha solo riproposto un tema ben noto da tempo, ma finora senza risposte e senza soluzioni. L'abbandono dell'area industriale di Ragusa, un tempo gestita dal consorzio ASI e ora competenza dell'IRSAP, con risultati disastrosi e fallimentari. Sì, ovviamente la sicurezza è al primo posto perché con tutti i problemi che attraversano oggi le imprese, ovviamente diventa ancora un'ulteriore difficoltà cercare, ecco, di presidiare le imprese anche durante le ore notturne. Purtroppo già gli ultimi fatti accaduti a questa azienda qua, la Savini della zona industriale, ha riproposto per l'ennesima volta, la sicurezza notturna all'interno dell'area industriale. Ci sentiamo abbandonati per un motivo molto semplice, perché ancora fino ad oggi assistiamo allo sperpero di soldi pubblici perché nel piano triennale dell'IRSAP 2018-2020 su 202 milioni che verranno spese nelle aree industriali di Ragusa, nelle aree industriali della Sicilia, la zona industriale di Ragusa è quella lasciata un po' ecco ai margini e tra l'altro quei 14 progetti destinati per Ragusa, alcuni dei quali tra l'altro alquanto discutibili, non c'è un centesimo destinato per l'impianto di videosorveglianza. Vi siete rivolti anche al comune e alla prefettura? Sì, beh, per quanto riguarda il comune, in effetti perché ci troviamo nel comune di Ragusa e non certo nel comune dell'IRSAP, quindi l'amministrazione comunale ovviamente deve e può benissimo fare la sua parte. Per quanto riguarda ecco, l'intervento ecco, della prefettura, perché quando ecco, si tocca un tasto molto importante, che è quello della sicurezza pubblica, ovviamente ecco, lì la prefettura è quell'organo supremo che coordina un po' ecco, la sicurezza pubblica. Eppure è molto alto il numero delle aziende in quest'area. Se consideriamo delle 11 zone industriali che ci sono in Sicilia, dopo quella di Catania, Ragusa è quella che ha la densità di aziende maggiori e quindi insomma, dovrebbe anche ecco, andare da sé che a livello di investimenti e di risorse insomma, dovrebbero essere ecco, destinate dove c'è maggiore concentrazione di imprese. Ma alle aree industriali in Sicilia sono stati assegnati oltre 200 milioni. Che fine fanno? Sempre nel piano triennale sono previsti investimenti per più di 4 milioni di euro per ammodernare le sedi di Caltanissetta e di Palermo, da considerare che Caltanissetta ha soltanto una presenza di aziende insediate di appena 80-83 imprese. Già Ragusa e Modica Pozzallo arriva quasi a 400 imprese. E quindi ecco, questa è l'evidenza dello sperpero di soldi pubblici.